Scusate, questo è Corrado. No, dico, grazie della presentazione, Beh, non c'è di che. Il resto tu mi hai presentato tante volte. Sai, io non sono mica ingrato. No, io non ho mica detto questo, anzi. Beh, se non dici che sono ingrato, allora cosa dici? Dico anzi. Dici anzi? Avete notato a che livello di istruzione si trova Corrado? Ha detto anzi. Dico, lo sai che tu devi cantare, no? Vuoi cantare? Io? E chi io allora? No, tu no, lasciamo perdere. Ecco, appunto, dico. Allora, No, lasciami lavorare. No, scusa, Andrea. Dimmi, cos'è? No, se, ti fermi un momento, mi spieghi cosa stai facendo? Ma come cosa stai facendo? Ma avete chiamato qui per fare su e giù, no? Per piacere, basta, no, non lo fare più, va bene? Allora io me ne posso andare. Come te ne puoi andare? Dico, finito, me ne vado, no? No, tu devi cantare. Oh, devi a chi? Giù i titoli, Ma che devi, non me l'ha detto neanche mai buongiorno. Te lo dico io, devi cantare, bisogna che canti, e hai tu, capito? Insomma, tu, se ho capito, vorresti che... Ma questo, sempre qui, Sì. Vorresti che cantassi subito? Certo, e se no quando vuoi cantare? Abbi pazienza. Ma io credevo che fossi... Io credevo che mi intrattenessi, capisci? Sì, ti devi intrattenere. No, alto. Attento alla grammatica, ripeto. Cioè, io dicevo questo, ripeto la frase. Credevo che mi intrattenessi, che mi dovevo intrattenere, capito? Io sarei il mi. E tu il ti. Insomma, mi e ti, ci intratteniamo? No, ma che razza di confusione stai facendo? Io non ho capito. Tu è necessario che canti, hai capito? Devi cantare. No, intratteniamoci. Intratteniamoci. Allora dove vai? Per piacere. Stavo andando là. Perché ho visto il disegno di Jacobiti. È forte questo Jacobiti. Sì, tra l'altro questo Jacobiti si scrive con la I lunga. Sì, credo. Come credo? Uno che disegna così non si può mica scrivere con una I... La cosa dice, vedi che tentaglio, con una I corta. No. Per forza ci vuole la I lunga e lunga. E dico... Cosa dici? Cosa? Aspetta, sentiamo cosa dice il suggeritore. Quanto è lunga questa I? Sì, appunto. Quanto è lunga questa I? Stavo dicendo che questo qui ha per forza la I lunga. Quanto è lunga la I? Non lo so io quanto è lunga la I. Scusa. Hai visto? Quello che fa le domande a bruciapelo. L'ho preso alla sprovvista, Vi ho vendicati, ragazzi. Ti stai fermo un minuto. Come stai fermo? Ma la trasmissione deve essere movimentata, no? Ma non movimentata in questo ci modo. Ci vuole movimento, ci vuole. Poi se ti dico. A vedere sta più... Vieni qui. No, sto guardando la figura. A vedere la figura me ne è venuta in mente una. Te ne è venuta. Cosa ridi? Ve lo faccio per compiacenza. Poi copia, No, dico, la sai l'ultima? Sì. Ah, la sai? Sì. Beh, allora ti racconto la penultima. Va bene. Però qui ci vorrebbe una sedia, ci vorrebbe. Va bene. Valletta, due sedie, no, per piacere. Vallina, una sedia sola. Perché? Perché tu stai in piedi. Vabbè, starò in piedi. Andiamo, veniamo qua. Vediamo se riesci a star fermo una buona volta. Beh, ma qui siete organizzati però. Beh, insomma, abbastanza. Carina, Non c'è mica male la valletta. No, dico la sedia. Sì. Allora, cosa dunque, ci dobbiamo dunque, fare? La storia della penultima è quella di quello che fa come me, che entra dal farmacista. Vabbè. Tu saresti il farmacista. Io? Sì. Come? Allora io devo fare il farmacista. Non lo so perché lo devo fare io. Vabbè, no, ma la sedia, se uno di noi deve fare il farmacista sei tu. Quindi io dicevo, questo è il banco e tu ti metti dietro, hai capito? Così. No, mettiti a posto bene, così. Sì. Vabbè. Vabbè, giacca. Sì. Tu sei cliente, io faccio il farmacista. No, io hai detto che faccio il farmacista e tu sei quello che entra, no? Cosa detto? Il farmacista. Entro e dico, senta, mi dà un'aspirina. Tu cosa dici a questo punto? Sentiamo. Tu sei farmacista. Cosa dici? Non so, ne vuole un tubetto? No, un tubetto no, perché io, vedi, sono un tipo sfaticato, pigro, mi pesa tutto, non ho voglia, non ho voglia. E allora, poi fra l'altro, il farmacista lo sa perché gli ha detto mio nipote. Conosci mio nipote? Sì, è Gino Sant'Ercole.
Come fai a conoscere? Nessuno lo sa. Non lo so, perché siccome sono il farmacista, lo so allora. Beh, allora ti faccio una domanda. Chi è Gino Sant'Ercole? È un cantante. Sbagliato, è mio nipote. Allora, dunque, Dove eravamo arrivati? Che tu fai il farmacista. Dava il tubetto. Certo, però il tubetto non lo puoi dare perché è pesante. Allora io ti dico, mi dia una compressa. Tu cosa dici a questo punto? Cioè, sentiamo cosa dici. Dai. Tenga questa compressa, ecco, gliela incarto. Ma no, non puoi incartarla, è pesante. Non puoi mica incartarla. Poi ti ho spiegato. Se tu la incarti, la carta pesa, capisci? Allora, se pesa, io non posso portare a casa la compressa. Vabbè, allora... Io dico, mi dia una compressa, per favore. Cosa dici a questo punto, tu? Tenga, se la porti in tasca e buonanotte. No, perché il fatto viene di giorno. Vabbè, allora, te la tenga in tasca e buongiorno. No, perché? Non ci siamo. Allora, tu non hai capito che la compressa se la metto in tasca, la tasca pesa. Come fai a non capire questa cosa qui? Sì, va bene, ma se è d'accordo, allora è pesante, molto pesante. Certo, molto pesante. Io ti dico, mi dia una compressa per fuori. Va bene, allora se la ingoi. No, perché per tua zia la compressa, capisci? Non so mica venuto a prendere per me. Rispondi presto. Va bene, allora tenga, se la tenga qui la compressa, adesso che facciamo? Ecco, questo è quello che dovevi dire, non potevi dirlo prima. Risparmiavamo una barzelletta così brutta, fra l'altro. Allora io sai cosa ti rispondo. Dico, dia una spinta alla compressa, che io poi la faccio rotolare coi piedi fino a casa. Sei stanco? Tra l'altro anch'io sono stancato a fare sta televisione. Davvero? Comunque, guarda, tu l'ultima battuta è stata forte, quella che hai detto. L'hai detta tu l'ultima battuta? No, l'hai detta tu veramente l'ultima battuta? No, delle mie l'ho detta io. Ma tu, delle tue l'hai detta tu, ti ricordi? Alla Trottola, sì, 2 anni fa, non in questa trasmissione. Vabbè. Quindi io adesso sai cosa ti dico. Cosa canti? No, guarda, Adriano, devi cantare tu, va bene, devi successo? Cantare tu, hai capito? È la sedia. Nel più bel sogno ci sei solamente tu. Soltanto un cuore, mentre l'altro se ne andrà. Ora che sto pensando ai miei domani, son bagnate le mie mani, sono lacrime d'amore. Nel più bel sogno ci sei solamente tu. Senti, dimmi.
volevo chiederti, potrei fare una domanda? Sì, oh, purché tu la faccia, vieni qui. Oh, mi raccomando, signori, state attenti perché la prossima domanda ve la farà Celentano. Volevo chiedervi... io adesso canterò un pezzettino dell'ultima canzone che fra l'altro si trova dietro al disco di canzoni. Attenti, eh? E non posso cantarla tutta perché sennò dopo la gente compra troppi dischi e succede un macello. Quindi canto solo un pezzettino. E si chiama Un bimbo sul leone. Quindi voi altri sapreste dirmi se questo bimbo nascesse sotto il segno zodiacale del leone, da che giorno a che giorno potrebbe nascere? Vediamo un po'. Cioè, vediamo un po'. Peccato, signore. Mi dispiace. Possibile il segno del leone? No, guarda, ti dovresti... Ah, no, no, va bene, sì. Così. Il segno del leone, dal 23 luglio al 23 agosto, no? Il leone, no? Il leone, per Bacco. Niente, bruciamo via le carte e allora tu che fai? E io adesso... Canti questo leone, sì, questo va. Bimbo sul leone. Sì. Va bene. Sogno che ho già fatto anni fa, il cielo ha disegnato sopra i vetri fiori blu e c'è una nuvoletta che discende di lassù, si apre in due metà qui di fronte a me. Quanti belli colori in quella nuvola e quanta gente allegra sopra. A cavalcare tutti gli animali che sanno parlare come noi e ridendo ha ragione di pensare che le bestie siamo noi. Grazie Adriano, grazie. Lui si muove così, ma insomma dica anche lui ha una certa età, a dire la verità. Quanti anni ha Celentano? Bravo! Quanti anni ha Celentano? Vediamo se i signori del pubblico lo sanno. 30, esatto, a 30 anni precisi. 30 anni, 30 anni. Bruciamo le carte, mi dispiace. Adriano, sei sparito così, se n'è andato. Ha avuto paura di sentire quanti anni gli danno tutti quanti, aveva paura. Invece no, gli hanno dato gli anni giusti. Signori, attenzione perché da questo momento, spettacolo finito, dobbiamo andare avanti soltanto con le domande.